Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e questa è la mia recensione per Little Briar Rose. Stranamente, per una volta ci troviamo di fronte ad un gioco completamente italiano. Sotto l'etichetta Elf Game Works si celano infatti i nostrani Piero Dotti e Fabiola Allegrone, che hanno fatto faville nel 2014 all'Indie Game Maker Contest, proprio con il progetto di quello che state vedendo. Sono passati 2 anni e, con publisher Mangatar, hanno mostrato il lavoro completo prima al mercato mobile e poco dopo per PC. Ci troviamo di fronte ad un'avventura grafica punta e clicca, la cui trama si basa sulla fiaba della bella addormentata nel bosco. Eccoci di fronte alla sagra della banalità, penserete, come ho anche pensato io quando ho ricevuto la key per proporvelo. Invece eccomi qui, ad applaudire metaforicamente per questo successo. Nonostante le fondamenta plurisfruttate, la nostra coppia ha saputo colpire con grafica, sonoro e trama un impreparato recensore. Partirò dalla grafica, che state vedendo, con uno stile mosaicato estremamente gradevole e mai pesante, un'ottima pensata che si discosta da ogni altro competitore. Da un lato mi ha ricordato il ritorno alla fanciullezza delle pregevoli illustrazioni di Child of Light, che però aveva mamma Ubisoft alle spalle. Dall'altro, una preziosità quasi aristocratica e principesca. Elf Game Works mi pare imitare gli architetti medievali, che nelle chiese gotiche amavano rappresentare visivamente nelle vetrate storie ed eventi, trasmettendo un racconto senza l'utilizzo di testi scritti. Anche su Little Briar Rose le parti testuali non hanno grande presenza, limitandosi quasi solo a brevi battute tra i personaggi. In questa avventura prendiamo le sembianze del principe azzurro, anzi, di tanti principi, azzurri o meno. Ad ogni fallimento, il principe di turno viene trasformato in un abitante della foresta, facendoci tornare in gioco con il suo successore. In un'intervista il duo ha chiarito che hanno preso spunto per questo dalla fiaba originale, dove erano molti i principi che fallivano e l'ultimo era solo stato fortunato ad arrivare nel momento che sanciva lo scadere dei 100 anni. Il titolo è adatto a tutti, quindi non particolarmente difficile. Prevede solo interazioni basilari con il tasto sinistro del mouse ed enigmi semplici. Se poi qualcuno avesse ancora difficoltà, si può chiedere aiuto alla fatina magica che, risolvendo un piccolo puzzle, ci darà un suggerimento su un oggetto non visto o un personaggio con cui dobbiamo parlare di nuovo. La musica, assai gradevole, accompagna l'esperienza nelle 2 ore circa di durata del gioco. Potete trovare questo ninnolo per Linux, Windows, Mac, iOS, Android e addirittura per lo snobbatissimo Windows Phone. Su Steam il suo costo è di 8 euro. Se lo trovaste in sconto, ve lo consiglio assolutamente. E così, anche per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!